Siamo in compagnia del dottor Gian Piero Viezzoli, che è il responsabile della comunicazione dell'Università di Trieste. Molti, diciamo anche questo, insomma, molti degli ospiti dell'università che vengono a parlare con noi vengono inviati dal dottor Viezzoli, al quale devo ringraziare pubblicamente anche per quest'idea dei laureandi. Certo. Dei laureati, insomma, ieri abbiamo Beh, avuto sì, una successo. sì, una roba molto, molto divertente, molto piacevole, anche se poi la loro paura quando vengono qua è quella di scoprire che oggettivamente hanno a disposizione molto più tempo di quello che è a loro disposizione per la laurea, insomma, Certo. per cui sono un po' È preoccupati. peggio di un esame di laurea qua, Sì, eh? è peggio di un esame di Sì, laurea. sì, sì. Allora, incominciamo un pochettino Sì. A inquadrare il La problema, che è problema. quello Sì. della ottima posizione dell'Università di Trieste, per quel che concerne la classifica della ricerca scientifica all'interno, dell'università. Intanto non è il primo di questi risultati positivi cui l'università arriva Sì. negli ultimi anni. Ecco, voi fate riferimento ad un ultimo ranking, un'ultima nostra comunicazione, nella quale insomma, abbiamo riscontrato che l'Ateneo è andato parecchio bene, insomma, ecco, soprattutto sulla ricerca scientifica. Adesso magari sono numeri un po' elevati, dirò subito, sono circa, in quest'ultimo caso sono 371esimo Sì, ho l'Università di capito. Trieste nel mondo. Però Però, bisogna, vabbè, sì, ecco, no, poi poi. noi riparametriamo questi risultati su quello che è invece la dimensione nazionale e scopriamo che siamo sesti. Ecco, Ok. okay. Però anche essere 371esimo, scusa, nel mondo, bisogna considerare che vengono censite di volta in volta in queste classifiche internazionali dove 1000, dove 2000. Sì. Beh, talvolta anche meno, 500-600, però voglio dire, rientrare fra le prime 500 università del mondo è già un Anche perché poi risultato. dopo, correggimi se sbaglio, Sì. molte volte quando ci sono per esempio dei punteggi pari, Sì. cioè se due, mettiamola così, io poi non so spiegare bene queste cose, No, però non ti se appena leggere. due Ateneo. università, diciamo così, Sì. sono pari merito Sì. al secondo posto, il Sì. posto successivo è il quarto, Beh, non il terzo, quindi per se forza, i per vari forza. parametri Sì, sono simili, c'è per anche forza, questa. per forza. Paradossalmente, se 370 università avessero avuto anche tutte quante un solo punto in più dell'Università di Trieste, l'Università Sì, di Trieste sarebbe vabbè, seconda, detta così, mi rendo infatti. conto. Se c'è qualcuno che ci ascolta, che fa matematica o statistica, Allora, non mi rivolge la parola, però esatto, perché fondamentalmente è qui c'è un questo. po' un problema di terminologia, no? Sì. Usare una terminologia esatta, ecco, diciamo che chi è nel settore riesce meglio, indubbiamente, di quanto riusciamo noi. Però hai detto una cosa giusta, nel senso che queste classifiche spesso sono fatte in una prima parte, proprio come dire al millesimo, per cui chi è primo, secondo, terzo, valore, stacca man Sì. mano i successivi. Poi a un certo punto rinunciano a questa formula e fanno per o centili o cinquantili. Che significa? Che c'è un Arrotondamenti, dai, insomma. gruppo che sono tutti dentro quei 50, un altro gruppo sono dentro i 100 e allora ti dicono la tua posizione è dal 400, supponiamo, unesimo posto al 450esimo. Così sai che sei dentro un cinquantile Ho capito. oppure un centile. Ecco, io non è che voglio arrivare subito alle conclusioni, ma diciamo sintetizzando, io vedo che l'Università Trieste, mediamente nelle classifiche internazionali, quelle più grosse, quelle più importanti, si colloca sempre fra il 350esimo, Sì, quindi 400esimo, 450esimo. Ecco, se siamo là, facciamo anche ecco. proprio una media fra le varie, perché sono tante ormai queste classifiche internazionali, parliamo del mondo. Sì, Se quindi. invece parliamo dell'Italia, ecco, va detto, come spesso dicono i nostri rettori anche in apertura dell'anno accademico, così, quando svolgono le loro relazioni, appunto di inaugurazione dell'anno accademico, mediamente l'Università di Trieste si colloca fra le prime 10 Ok. o 15
università italiane, a seconda un po' di quelli che sono i parametri, ecco, perché la situazione è tale, ma questo non lo dico solo per noi, ma anche, non so, prendiamo il Politecnico di Milano, che su una cosa sei 35esimo nel mondo, per un'altra cosa sei 180esimo. Poi dopo è anche vero, e questo insomma, lo si fa notare sempre, è anche vero che poi ci sono anche dei parametri che per esempio in alcuni casi fanno scendere, lo ripeto, certo, per l'ennesima volta, certo, nell'indagine del Sole 24 Ore, sì, che viene pubblicata solitamente verso, sì, la fine dell'anno, sì, Trieste risulta prima, certo, per esempio, o comunque nei primi posti per il numero di reati, il che non significa, perché tanti dicono, sì, come a Trieste, certo, si commettono più, sì, reati che a Napoli, sì, il, sì, fatto è che, sì, ho detto proprio Napoli, insomma, comunque il fatto è che a Trieste i reati si denunciano, quindi c'è il riscontro. In altre città non si denunciano, oppure anche per esempio quell'altro primato poco invidiabile, che è quello di decessi per determinati tipi di malattie. Si sa che a Trieste c'era quantomeno la tradizione di effettuare parecchie autopsie, mm-hmm, più che non da altre parti, quindi certi numeri, certo, sì, sono anche il frutto, sì, di una tradizione, eccetera, sì, bisogna anche andare un po' certo, sì, però è che se francamente, come dicevi tu, se nel corso del tempo gli ottimi risultati vengono confermati, sì, significa, sì, che qualcosa c'è, sì, sotto. Sì, indubbiamente. Il punto è questo, c'è l'estrema variabilità dei parametri. Ecco, sì. Ogni classifica prende in considerazione determinati indicatori. Li può ampliare, li può restringere, ad ogni indicatore dà un valore, cioè una percentuale, poi mixano queste percentuali, talvolta usano delle formule per, diciamo, sintetizzare, sì, i risultati, e hai un determinato risultato. È chiaro che se si modificano i parametri cambia il risultato. Come dicevo prima, in un certo caso ti puoi trovare molto avanti, in un certo caso ti puoi trovare molto sotto. Tu giustamente citavi le classifiche della città. Sì. Ecco, io ricordo che anche in quei casi lì c'era una Trieste imposizionata molto bene, degli anni, o in altre classifiche Trieste non era posizionata così bene. E dove era il punto? Che si considerava la vita culturale o il tempo libero, Trieste, sì, aveva molti teatri e molti cinema, e schizzava su. Nel momento in cui la toglievi andava giù. Tu sei un appassionato di teatro e queste cose le capisci. Ne ho parlato stamattina, esatto, proprio col direttore del teatro. E così è per le università. Allora, solo per fare... Noi abbiamo intanto, non so se, sì, poi possiamo far vedere delle immagini. Che, ecco. Adesso qui spero che possano leggere i telespettatori. Ecco, questo sono praticamente... questo è fatto sull'Italia? Sì, questo, okay, è fatto sull'Italia, è l'ultima classifica del Censis, che ci vede in terza posizione. Ho capito. Però fra le università medie. Quindi qui ci sono, mi sembra, non vedo bene tanto lo schermo, comunque mi sembra un 18 Atenei, noi siamo terzi fra i medi, che significa tra i 10 e i 20 mila. Okay. Però se andiamo a vedere il punteggio complessivo di questa che ha ottenuto l'Università di Trieste lo consideriamo su tutti i 60 Atenei italiani che sono stati considerati, vediamo che noi per punteggio assoluto, quindi, conquistiamo la sesta posizione, perché vengono considerati in classifiche diversificate, sì, i mega atenei, che sono i più grandi con 100.000 studenti come la Sapienza, i medi, i grandi, i medi, i piccoli. Ecco. Quindi questo è un buon risultato. Nel Censis siamo sempre stati in posizioni piuttosto elevate, okay, e abbiamo anche molto migliorato su diversi fattori, quali ad esempio la comunicazione, il web, le strutture. Ma questi, come posso dire, a questi risultati, allora, posto che a questi risultati non si arriva dicendo vogliamo fare buoni risultati per le classifiche, eccetera, sì, no? Nel senso, sì, che la missione è vogliamo fare buoni risultati per i nostri studenti, sì, per i nostri docenti, sì, eccetera. Però
È ovvio anche che poi questo tipo di classifica viene preso in considerazione in qualche modo. Sì. Allora la domanda potrebbe essere: come la possibilità di entrare o meno in queste classifiche, diciamo così, caratterizza la vita di un'università? Guarda, giusto e chiara come domanda, spero sì. di averla. Allora, io da quello che so, ecco, sono a conoscenza che alcune università hanno voluto rincorrere le classifiche. E che sta andando male. Per poter migliorare. Sì, ecco. Sono cose che possono essere anche delle controproducenti. Cioè, e alcuni che si sono studiosi, che sono molto concentrati su questa, su queste tematiche, ecco, sconsigliano fortemente di seguire questa via. Quindi qual è il risultato? L'università deve cercare di migliorare le proprie strutture, i propri servizi, la propria didattica, la ricerca, così, obiettivamente, oggettivamente, deve fare lo sforzo in modo autonomo, serio, consapevole che migliorando, tutti i vari servizi che un Ateneo offre, poi ecco, tutte queste cose verranno riconosciute anche a livello delle statistiche. Perché in tantissimi casi ovviamente queste grosse agenzie di rating vanno a pescare dati in mega contenitori di banche dati che sono presenti nel mondo. Oggi sai che va forte anche questo nuovo filone che si chiama dei big data, no? Come no? Ecco. Lì praticamente ci sono dei grandissimi contenitori dove un'agenzia può trovare di tutto, quindi noi siamo, come dire, fotografati. Poi siamo fotografati dalle indagini dell'Istat in Italia, siamo fotografati dalle indagini dello stesso Ministero, MIUR, siamo fotografati anche dall'ANVUR, dall'Alma Laurea, il grande cercatore di dati per quanto riguarda l'occupazione, e poi in sede internazionale ci sono dei grandissimi, diciamo, motori di dati che si chiamano Thomson Reuters, sono inglesi. Non è, ah sì, eccola qua, questo è proprio Clarivate Analytics, ecco, e vari altri. Questi sostanzialmente, inoltre, loro possono chiederti i dati direttamente, ti mandano un questionario. Ma non c'è, scusa la domanda un po' sciocca, non c'è che ne so, la figura dell'esperto tipo da guida Michelin che segretamente visita l'università e magari... Allora, così segretamente, eccetera, non lo sappiamo, anche se ci sono dei sistemi che si chiamano Mystery Client, magari spieghiamo dopo. Però abbiamo avuto un'importante invece visita di accreditamento dell'Agenzia Nazionale della Valutazione del Ministero, che è stata presso di noi una decina di giorni e ha scandagliato due dipartimenti e sei corsi di studio. Mi pare che di questo abbiamo parlato. Forse avevo parlato con il rettore, Formeglia, senz'altro, e l'università è stata collocata in fascia A, quindi ha avuto un ottimo risultato, e questa è una cosa serissima, queste non sono persone che vengono probabilmente di nascosto. Del Mystery Client? Ecco, il Mystery Client invece è un sistema un po' così nascosto, un po' piratesco se vogliamo, di carpire informazioni all'università. Cioè ci sono anche qui delle agenzie così di una certa specializzazione, soprattutto nella comunicazione, che fanno delle telefonate fingendosi o fanno delle mail, degli inquiry in generale, in cui fingendosi studenti stranieri, fingendosi giovani che devono iscriversi per la prima volta, testano determinate gente cose. Gente che intende cambiare il corso di studio, fanno delle domande alle segreterie, agli sportelli, ai vari anche indirizzi email che sono propri dei servizi, e controllano il tempo di risposta, la proprietà del linguaggio, il tono della risposta, l'efficacia della risposta, se la risposta porta a soluzione oppure rinvia ad altre. E queste cose noi un po' le temiamo, perché sappiamo che esistono e in certe parti dell'anno soprattutto scattano. Ecco, per esempio per questa classifica Censis che vedevamo prima. Ho capito. Sì. Volevo chiederti un'altra
un'altra cosa, insomma, che esula un pochettino, però fa parte di un discorso che noi facciamo molto spesso quando vengono da noi docenti o sì. quando vengono i rettori, sì. eccetera. Allora, è cambiata la... se io penso a com'era l'università quando la frequentavo io mi sono laureato 30 anni fa, ma ancora indosso la giacca della laurea, quindi questo, uno perché era tessuto buono, ma anche perché insomma, quindi questo va a mio credito, però a parte questo è cambiato molto, no? Nel sì. senso lo studente è più consapevole forse anche di quelli che sono i suoi diritti, eccetera. Però quasi sempre quando si parla di università, ed è anche un errore nostro fondamentalmente a cui penso quest'anno di voler in qualche modo rimediare con anche un certo tipo di ospite, eccetera, però forse noi dimentichiamo, no, lo studente. Come figura, come... Ma come, guarda... Ripeto, è un... Beh, lo dimentichiamo dove? Visto che parliamo di classifiche, lo dimentichiamo nelle valutazioni, lo dimentichiamo nella prassi, diciamo, quotidiana? Forse nella prassi quotidiana, cioè noi pensiamo che l'università sia un luogo dove si fa ricerca, un luogo sì. dove si insegna, no? Sì. Dimentichiamo che l'università è anche un luogo dove si studia, sì, sì, sì. Però ripeto, è più colpa nostra, nel sì, senso sì, perché sì, 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 è difficile anche voglio dire, raccontare appunto il mondo degli studenti adesso. Guarda, eccetera. Io francamente non direi che oggi siamo in questa situazione. Ti do ragione quando dici che l'università è cambiata molto e pertanto hai anche ragione nel dire che forse una volta gli studenti erano abbastanza trascurati. Io direi che oggi nel nostro sistema sono molto al centro. Io mi ricordo, per esempio, all'epoca per il mio ultimo, per il mio ultimo esame, io avevo cercato un mese il docente e il docente non c'era. Adesso penso che se succedesse una cosa di questo genere hai voglia. Guarda, noi ti dico, noi siamo molto attenti a queste cose qui. Poi ci sono i questionari di valutazione che vengono propinati a migliaia di studenti, riceviamo i feedback, se vediamo che ci sono delle criticità cerchiamo sempre di correggere, comunque nella maggioranza dei casi gli studenti sono soddisfatti degli studi. Sì, 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 no, beh, questo poi... Questo che stai dicendo comunque purtroppo è una verità diciamo così un po' a livello nazionale, diciamo, non so se all'estero diciamo, c'è maggiore serietà in questo, perché poi è anche vero che tutto il mondo si assomiglia. Sì, alla fine. Però sì. Ricordo il Beppe Severnini, una volta venuto nel nostro Ateneo, invitato dal professor Peroni, eccetera, ci raccontò un episodio a un migliaio di studenti presenti, molto emblematico. Incontrò una ragazza sul treno, penso da Brescia a Milano, che piangeva e allora gli chiese come mai piangeva e dice: sono quattro volte che vado all'università da Milano per incontrare il docente. Professore che mi deve fare la tesi di laurea e non lo trovo. Ogni volta non c'è, si nega, non può e piangeva. E allora gli ha detto: dammi il nome del professore. Si è preso il nome del professore, gli ha scritto una mail e ha detto: sono Beppe Severnini, ho incontrato questa studentessa così, così. Se lei non la riceve prossimamente per la sua tesi di laurea, io le farò un bel articolo a suo carico. E la studentessa fu ricevuta immediatamente. Questo è episodio che fu raccontato da Severnini, però dà un'idea abbastanza precisa di alcune sofferenze nelle quali gli studenti sono purtroppo calati nel quotidiano. E invece, tornando all'argomento di cui parlavamo, visto dal punto di vista degli studenti, loro come possono, mettiamola così, come contribuisce l'aspetto proprio studente a queste classifiche? Intanto le stesse classifiche vanno a pescare. Qui mi ero anche preso nota, il numero degli studenti, il rapporto fra gli studenti e docenti, il numero di studenti internazionali, il rapporto fra studenti internazionali
e studenti nazionali. La qualità della didattica, la qualità delle strutture, il numero delle borse di studio, il numero dei posti alloggio. Quindi, come vedi, anche lo studente rientra in una sorta di centralità, come la capivi tu, anche nell'esame dei dati legato alle classifiche. E c'è un altro dato più sociologico anche, che riguarda proprio il cambiamento dell'università, il nuovo approccio che gli studenti universitari hanno, eccetera. No? Ormai uno studente mette in conto, no, che potrà fare Erasmus, che potrà eventualmente poi frequentare un'università straniera, eccetera. Cioè, anche questo è un segnale notevole di cambiamento. Ecco, questo è il famoso filone dell'internazionalizzazione. Internazionalizzazione è una parola, diciamo, magica, molto ampia, contiene tante cose, ma contiene anche quello che appunto accennavi tu, cioè la mobilità internazionale degli studenti. Appunto, uno studente oggi compie un percorso di studi valido se aggiunge anche una componente di studi all'estero. Dicono che questo è molto ben valutato anche nei curricula quando si presentano nel mondo del lavoro. Quindi la mobilità verso l'estero è una delle componenti più importanti, che viene anche questa inserita nelle statistiche di cui parlavamo, con alcuni nomi tipo International Outlook, oppure internazionalizzazione, come dicevo prima, o International Mobility. Sono tutte delle formule per dire sì, questa università è abbastanza internazionale, sufficientemente internazionale, è molto internazionale. Naturalmente consideriamo sia gli studenti in partenza che quelli che arrivano, perché se avessimo il caso in cui tantissimi vanno fuori, vuol dire che la reputazione del tuo ateneo all'estero è piuttosto bassa. Ecco, quindi vengono considerati tutti e due i movimenti. Questo è molto è un cambio, come dire, è un cambio sociologico, è una novità sociologica molto importante, penso, perché poi io l'ho vissuta, diciamo così, relativamente per via dei miei nipoti. Poi la cosa curiosa è che un mio nipote è andato a fare Erasmus in Danimarca e poi la specialistica, insomma, i due anni li fa a Francoforte. La sorella, che ha avuto un percorso, ha fatto tutto, devo dirlo con una certa, all'Università di Udine, però ha talmente ben programmato il proprio, diciamo, il proprio percorso universitario, che ha firmato il contratto 10 giorni dopo essersi laureata. E quindi, voglio dire, anche là dipende molto da come lo studente riesce a barcamenarsi nel... è la cosiddetta generazione Erasmus, no? Per divagare no? E tanti di questi giovani si sono sistemati direttamente all'estero in questo modo. Purtroppo noi sappiamo che abbiamo un drenaggio di cervelli che continua verso l'estero, perché il nostro mercato del lavoro non è così vivace da assorbire i nostri laureati o assorbirli bene. Pertanto noi formiamo dei bravissimi giovani, perché insomma il nostro sistema viene riconosciuto come uno dei migliori. Siamo noi italiani che ci piangiamo sempre addosso, ma è riconosciuto internazionalmente come uno dei migliori sistemi di formazione. E questi però sistemi meglio organizzati, che sono i sistemi anglosassoni, scandinavi, il tedesco, il francese, ci sottraggono queste migliori risorse. E questo è un fattore della generazione Erasmus. Cioè, tanti ragazzi che imparano bene la lingua, si laureano praticamente fuori, se ne vanno. Poi c'è il fattore invece di matrimoni misti. Perché la generazione Erasmus è stata appunto una generazione di studenti che ha cominciato a coniugarsi proprio perché conoscevano negli scambi. C'è quel bellissimo film. E quindi che l'europeismo si è anche incrementato, che poi era una delle finalità della Commissione europea quando lanciò l'Erasmus, modo che il cittadino europeo si formi già a livello giovanile. C'è quel bellissimo film L'appartamento spagnolo, che racconta gli albori di Erasmus. Due giorni fa era nostro ospite
amico di famiglia, ma insomma devo chiamarlo il professor Sforza, che si è laureato a Trieste, ha fatto un Erasmus, credo, se non ricordo male, a Barcellona. Subito dopo Trieste, non mi ricordo come e perché, ha avuto modo di andare a Canterbury ed è docente all'università del Kent, è tutto anche... Sì, ma moltissimi dei nostri giovani si sono sistemati molto bene all'estero, sì, con buone posizioni, buone retribuzioni. Però c'è sempre, no? Io devo dire la verità, quando passo davanti, mi metto un po' di malinconia, perché io ho frequentato lettere, sì, e adesso dove non c'è più niente dei luoghi dove io frequentavo l'università, perché via dell'università numero 3, dove c'era la sede dell'Istituto di Storia dell'Arte, è diventato un condominio, che penso fosse anche prima. Il numero 7 è si capisce, eccetera. Però c'è di nuovo un insediamento in via Lazzaretto Vecchio numero 8, sì, molto bello tra l'altro. Androna Baciocchi, quei posti là. Quindi c'è però, no, l'attaccamento dello studente al luogo dove ha studiato, in fin dei conti. Sì, forse anche in questo caso, forse gli anglosassoni riescono di più, potremmo dire con sotterfugi anche molto. Però anche da noi c'è, ecco, insomma. Ma guarda, posso dirti questo, riagganciandoci a quanto si diceva prima, il drenaggio dei nostri giovani, dei nostri validi cervelli all'estero. Cioè, è vero, questo è vero. Però noi abbiamo anche verificato che parecchi ritornano. Sì. Non è il grande ritorno di cervelli come di cui anche la legge nazionale che sperava, auspicava e anche cercava di incrementare, ma è un ritorno, diciamo così, molto più semplice, molto più soft, ma dei giovani, dei ragazzi che dopo un po', che insomma hanno vissuto all'estero, ecco, riconoscono che la qualità della vita in Italia è per tanti aspetti decisamente superiore. E se possono, perché qui siamo sempre agganciati al problema del lavoro, se possono cercano di vincere posizioni nell'università, nei centri di ricerca, eccetera, per rientrare nel nostro paese. Però è anche vero che l'università, perché molti mi dicevano, no, che il rapporto fra l'università e la città è un po' strano, proprio perché l'università sta sopra, non sta dentro la città. Nel caso mio era diverso, perché frequentando lettere noi eravamo abbastanza in città, insomma. Però Trieste non è una città universitaria come può esserlo Bologna o Torino, dove fondamentalmente cammini dentro l'università in qualche caso. Però per esempio, io difatti poi la prima o dopo dovremmo anche far vedere come funziona l'ospedale militare, perché quello è il primo avamposto dell'università verso la città, e lì mi dicono che è qualcosa di splendido, non solo di fuori, ma anche dentro. Anche internamente, sì. Beh, questo che tu dici è vero, nel senso che se un'università vive nel tessuto urbano è percepita da tutti come una cosa maggiormente propria. No? E allora ci sono delle città universitarie che sono estremamente note in questo senso, come può essere Pavia, come essere Bologna, che hai citato tu, Torino, come la stessa Pisa, ci sono città veramente universitarie. Ecco, noi non abbiamo forse appieno questa caratteristica, però forse anche un po' alla volta ci stiamo anche arrivando. Ecco, perché è vero che l'edificio principale sta sulla collina di Scoglietto, quindi in posizione dominante sulla città, tutti lo vedono e dall'alto si vede la città. Però ci sono insediamenti anche nel territorio, perché abbiamo la facoltà, è un vizio che non ci toglieremo mai. Diciamo, abbiamo il Dipartimento di Scienze Umanistiche, che è nelle vie che hai citato prima, cioè in Lazzaretto Vecchio, eccetera, in via Tigo, eccetera. Abbiamo Medicina, che sta in tutti gli ospedali. Sì. Ecco. Poi abbiamo Fisica, che spesso è a Miramare, in altre cittadine. Diciamo. E poi abbiamo questa forte innovazione dell'ospedale militare, che insomma sta sempre un po' in alto rispetto alla città, però si è un po' avvicinato.
e soprattutto è popolato da tantissimi giovani, sì, perché ha avuto un notevole successo di accoglimento. E poi quello che io dico anche rispetto ad altre realtà cittadine, non fosse altro che per aver riutilizzato un qualche cosa che stava andando in decomposizione, davanti agli occhi di tutti. Certo. A me può non piacere Italy, cioè può essermi antipatico Farinetti, per dire la verità, però sapere che Italy sta dove stava una volta il magazzino vini, io gli farei un monumento, proprio perché ovvio. Grazie a queste idee, sono state recuperate delle strutture estremamente importanti. Ma comunque quello sarà uno delle... l'ospedale militare, ecco, se tu volessi invitare qui il patron dell'iniziativa, sono delle persone molto dobbiamo simpatiche. Farlo prima, sì, prima sono o dopo. Di origine toscana, hanno tante iniziative anche in giro per l'Italia, cioè altre formule di questo genere che noi definiamo i collegi, ecco, cioè delle situazioni normalmente gestite da fondazioni dove i giovani possono entrare ottenendo sia borse di studio che posta alloggio. Quando rientro dalle vacanze allora... Noi abbiamo la fondazione Luciano Fonda, che forse tu avrai già, diciamo, praticato con il presidente il professor Benedetti, ecco, che ha già il piede inserito dentro ne parliamo quando torno dalle vacanze. Militare, sì. Allora, io ringrazio il dottor Gian Piero Viezzoli, che è il responsabile della comunicazione dell'Università di Trieste.